E ci siamo, prima data di Napoli Underground, siamo qui con Monica Pinto, finalmente cantara in teatro, data straordinaria, data eccezionale giusto per noi di Napoli Underground. Buonasera Monica. Ciao Reika, buonasera a te. Che dire, sì, è una data importantissima per me perché questo debutto, finalmente cantara debutta live ed è bello poterlo fare in teatro perché in teatro c'è un'atmosfera tutta diversa di raccoglimento, di protezione in qualche modo, ma poi comunque le energie delle tavole del palcoscenico di un teatro sono diverse, sì, ti porta un'altra atmosfera. Sì. Anche fare un'intervista in camerino, guarda, questo camerino particolare. Molto grazioso. Sì, soprattutto anche perché il primo è una piccola bomboniera della nostra città di Napoli. Allora, cantara, questo binomio, vogliamo spiegare, io lo so, però voglio che lo spieghi tu. Che cosa vuole dire cantara? Cantara fonde due elementi che sono molto significativi e che rappresentano dei simboli importanti della mia vita, della mia vita di questo momento in modo particolare, e cioè fonde canto e hara. Vabbè, il canto si può immaginare quanto possa essere importante per una cantante, per una persona che ha scelto questa strada nella propria vita e che in qualche modo ha fatto da sfondo a tutta la mia esistenza. Poi c'è hara. Che cos'è hara? Nella tradizione antica, nell'antica tradizione giapponese, l'ara è quel punto situato subito sotto l'ombelico che è un po' l'essenza dell'individuo stesso, è come se l'individuo incontrasse la sua vita e la sua morte in quel punto stesso, ed è un po' ciò che rappresenta la vita, l'esistenza, ed è anche ciò che riconduce all'energia primaria dell'individuo, all'energia proprio che lo radica al terreno. E quindi se penso a ara, penso a un movimento che mi porta verso il terreno e che mi radica, mi fa sentire presente alla terra. Se penso al canto, penso ad un movimento ascendente verso l'alto, perché il canto mi espande, e allora ecco che questi due elementi rappresentano anche questi due movimenti complementari che in realtà però rappresentano la totalità, diciamo, dell'essere, del mio essere di questo momento. Ci hai accompagnato in quello che succederà stasera. Stasera vogliamo anche ricordare una cosa, il tuo primo disco. Sì, esatto, ecco perché è tanto importante per me, perché Cantara è il disco con cui ho esordito come cantautrice e come solista. Io mi sono occupata di musica napoletana per tanti anni con il mio gruppo Spacca Napoli, però in realtà non ho mai avuto un vero e proprio progetto da solista. Non solo questo è il mio primo progetto da solista e da cantautrice, ma anche un sogno che si realizza, perché era tanto tempo che stavo cercando di costruire, di realizzare questo sogno. Quindi è un sogno che viene da lontano, cantara, e stasera trovarmi qui e portarlo in scena per la prima volta è particolarmente emozionante. Senti Monica, da cantautrice, il brano a quale tu sei più legata in questo? Lo so che sono tutti i tuoi figli, sono tutti i tuoi, insomma, particolarmente, li ami tutti, ma c'è uno nel quale quando lo canti hai un'emozione un attimo diversa. No, non ti so rispondere. Davvero non posso avere nessuna preferenza, perché tutti nascono in un momento particolare della mia vita, rispondono ad una mia esigenza di voler dire, anzi più che un'esigenza, un'urgenza di voler dire proprio quella cosa lì. Sono tutti temi a me molto cari, quelli che io elaboro all'interno delle mie canzoni e non so, mi emozionano tutti, ma non so se sono belli, sono brutti questi pezzi, non lo so, non sta a me dirlo. Io ho ascoltato il disco, sono tutti straordinari, anzi invitiamo proprio all'acquisto del disco di Cantara. Senti, questo è il primo appuntamento, dopo è in progetto anche altri? Beh, naturalmente si spera che... Questo è il primo concerto, quindi abbiamo impiegato un po' di tempo dall'uscita del disco per portarlo in scena, perché il disco è uscito ad ottobre, quindi stiamo parlando di qualche mese fa. Non eravamo ancora ben sicuri di come poterlo realizzare live, era difficile. Noi comunque ci serviamo di sequenze elettroniche per richiamare ovviamente i suoni elettronici che ci sono nel disco. E sul palco con me c'è Claudio Bevilacqua alle chitarre e Emanuele Albano al violoncello. Naturalmente il nostro progetto è quello di suonare tanto in Italia, ma ci piacerebbe anche tanto portare questo progetto all'estero. Sicuramente, anche perché la tua musica è sempre stata apprezzata anche all'estero. Sì, infatti in effetti io ho molto più lavorato all'estero che in Italia, più che mai a Napoli. La mia città mi ha sempre un po' chiuso le porte,
faccia, ma non voglio fare polemica stasera. No, la città stasera ti ha aperto le porte. Certo, invece esatto. Il teatro è il primo, ti ha aperto le porte con Napoli Underground, quindi voglio dire, la tua città ti ha aperto le porte, ti ha aperto una giornata straordinaria, anche perché oggi c'è un po' la meteo con tutto quello che sta succedendo. Oggi finalmente c'è stata una giornata di sole. Esatto, una bellissima giornata di sole. Questa mattina mi sono svegliata, ho detto... la vita mi sorride, oggi mi porta fortuna e allora, bene. Benissimo, senti, allora Monica, noi ti lasciamo preparare, salutiamo ovviamente Napoli Underground, diamo l'appuntamento anche perché si continueranno con altri artisti, abbiamo scelto veramente, credo, il meglio, iniziando partendo proprio da te con una voce straordinaria e ovviamente salutiamo anche, guarda, c'è scritto qui, Emergenza Musicale. Ciao e grazie Emergenze Musicali e grazie soprattutto a voi di Napoli Underground, in bocca al lupo a te e ad Andrea Bonetti e speriamo che questa vostra rassegna così virtuosa cresca negli anni e possa diventare grande. Guarda, io ti ringrazio a nome mio, di Andrea, di Dino Borelli e Massimo Como, che sono anche loro parte integrante di Napoli Underground. Siamo un bel team, con noi c'è anche Lulla, la nostra grafica. Abbiamo scelto quest'anno di essere completi, non ci siamo fatti mancare veramente niente, quindi siamo una rassegna fatta per bene e abbiamo scelto e abbiamo avuto l'onore di avere, insomma, artisti straordinari. Grazie a Monica Pinto, grazie ad Emergenza Musicale.